Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il video di oggi è un video un po' particolare. Volevo dividere con voi questa gioia perché ieri mi sono arrivati questi due pacchi, non li ho ancora aperti e sono troppo felice. E dal momento che se dico una cosa del genere a tutti i miei amici mi prendono per una pazza squilibrata perché uno dice alla tua età magari dovresti gioire di regali un po' diversi. Invece a me finalmente è arrivata il mio plotter, il Cricut, e in più c'è questo scatolone, quest'altra scatola con tutti i prodotti che c'erano in omaggio per questa offerta che ho acquistato e niente, li voglio aprire insieme a voi perché almeno sono sicura che voi mi potete capire perché io non vedevo l'ora di tornare a casa dall'ufficio per aprire tutto quanto. E quindi volevo condividere con voi questa cosa e adesso mi apro i pacchi e vediamo cosa c'è dentro. Magari il pacco del plotter lo apro direttamente qua, tanto poi dovrò boh, tirarlo fuori, metterlo da qualche parte, adesso vediamo. E poi magari mi metto più comoda sul tavolo per aprire invece il pacco dei prodotti, perché ce ne sono veramente, veramente tanti e sono curiosa, curiosa di vederli. Intanto direi di aprire la scatola del plotter, anche se magari per adesso non lo tiro fuori, però la cosa che mi preme è vedere se è arrivato il colore che ho scelto, perché questa è una cosa che mi interessa molto. Ok, prima operazione fatta. Ho anche già aperto qui perché altrimenti avevo di nuovo bisogno di tutte e due le mani e adesso vediamo un po' cosa c'è dentro. Ok, per prima di vedere il mio colore mi sa che qua sì, devo fare un po' di operazioni. Quindi a questo punto vediamo un po', cerchiamo di capire cosa c'è qua dentro. Sto facendo un disastro. Ah, ok, perché sono con una mano sola. Allora, vediamo un pochino, poi giù qui. Allora, qua vedo che c'è una punta. Qua c'è una punta per il taglio, che immagino sia la punta standard. E qua c'è un dischetto che dovrebbe essere il dischetto per l'avvio del software, eccetera, eccetera. Ma io adesso poi mi metterò con calma e mi preoccuperò di capire tutto quello che devo fare. E non vedo l'ora perché la cosa mi diverte un sacco. E poi adesso, allora, facciamo semplicemente così: tolgo solo un attimo questi blocchi, ok, e scopro solamente. Voglio solo vedere il colore perché sì, lo vedo già, troppo bello. Ve lo faccio vedere. Ok, poi lo tirerò fuori e lo vedrete meglio. Però praticamente io ho scelto la versione champagne. Bellissimo. Ok. Allora, adesso poi lo metto sul tavolo e magari ve lo faccio vedere. Lo porto sul tavolo e ve lo faccio vedere meglio. Però a questo punto vado ad aprire invece l'altro pacco dove ci sono i prodotti. Ho portato il plotter sul tavolo, ma a questo punto, prima di aprire la scatola, voglio farvi vedere il plotter bene e farvi vedere cos'altro c'era nella scatola del plotter. Allora, prima cosa che voglio dire, l'impressione è che è bellissimo, nel senso che veramente. Avevo visto i video, insomma, le foto dove fanno vedere che si può mettere anche su, cioè che è proprio bello da vedere e devo dire che no, è proprio così, lucidissimo, bellissimo. Adesso vabbè, non so, non potrò aprirlo, dovrò attaccarlo, però dopo mi preoccuperò. Però lo champagne e tra l'altro tutto il bordino cromato intorno, stupendo. Allora, vi faccio vedere quello che c'era ancora nella scatola. Sotto il plotter c'era ancora tutta chiaramente l'attrezzatura per collegarlo, ovvio, e ho ancora trovato questi due tappetini. C'è un tappetino boh, azzurrino e un tappetino rosa.
Tappetini che immagino, a seconda da quello che ho potuto iniziare a capire, perché ho iniziato già chiaramente a informarmi, a seconda del materiale probabilmente bisogna, o si usano tappetini di colori diversi, comunque vabbè, è inutile che vi dica che tra un po' diventerò espertissima perché non vedo l'ora di mettermi all'opera e di imparare tutto. Quindi questo quanto c'era dentro la scatola, quindi plotter, collegamenti, cioè fili per i vari cavi per il collegamento, due tappetini e quella che vi ho fatto vedere prima, la scatola con il CD per il software, immagino, e una lama, credo la standard. Poi qui ancora c'è qualcosina dentro, ma saranno tutte spiegazioni, adesso mi apro poi tutto con calma e vado a vedere. Adesso invece finalmente andiamo proprio ad aprire la nostra scatola, la seconda scatola che è arrivata. Ho allontanato un po' la videocamera, altrimenti non riusciva a prendere tutta la scatola. Allora, apriamo. Comunque solo chi è creativo e apprezza queste cose veramente può capire la voglia di scoprire quello che c'è dentro, perché mi sembra come quando a Natale fanno i regali ai bambini che sanno che sotto l'albero c'è qualcosa che hanno chiesto a Babbo Natale. Ecco, per me è più o meno uguale. Allora, vediamo un po', perché sinceramente c'erano tante cose, ma se vi posso dire non mi ricordo più bene che cosa c'era nell'offerta. Tra l'altro un'offerta che ve lo dico nel caso foste interessati, il plotter io l'ho comprato direttamente dalla Necchi e in questo momento c'è un'offerta che dura forse fino al 12 di aprile, dove insieme a dove c'è tutto quello che adesso vi faccio vedere, ci sono veramente tante cose e si risparmia veramente tanto, quindi se mai foste interessati ad acquistarlo valutate in questo momento l'offerta perché ne vale la pena. Allora, ecco sì, ci sono tre tappetini, quello azzurro, verde e viola. Quindi a questo punto io avrò tre tappetini che sono però 30x61, forse questi come dimensioni, se non ricordo male, lo leggo qua. Sì, 31, 30,5x61. Invece quelli che c'erano in dotazione sono quello verde, quello azzurro, scusate, quello azzurro e quello rosa. Quindi l'azzurro dovrebbe essere uguale a questo ma più piccolo, il rosa qui non c'è, quindi a questo punto dovrei avere quattro tappetini. Poi mi preoccuperò di capire esattamente a che cosa servono perché in questo momento non lo so mica bene, devo imparare tutto. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Dunque, questi sono gli strumenti per... Praticamente ci sono tutti il set di strumenti per staccare i particolari del vinile, i particolari una volta stampati per i particolari piccoli, e poi ci sono pinzettine, boh, strumenti vari, sono 5 strumenti, non vi so dire bene esattamente a che cosa servono perché dal momento che non li ho mai usati, in questo momento non so la differenza, però direi che è tutto il set completo, quindi dovrebbe essere quello necessario per fare tutto. Poi, a proposito di attrezzi, c'è ancora di nuovo una pinzettina e qua c'è un rullo applicatore che, se non ho capito male dai video che ho visto, serve per fare aderire bene il supporto che si vuole tagliare sui vari tappetini che sono un po' collosi e con questo rullo si preme per far attaccare bene il tutto. Poi facciamo così, guardiamo subito, guardate un po', è una cosa che mi ha fatto anche venire voglia di comprare adesso il tutto. C'è in regalo solo fino, appunto, vi dicevo, forse fino al 12 di aprile, se volete verificatelo sul sito ufficiale della Necchi, la pressa mini in regalo. E considerando che già solo questa costa tipo un 60... poco meno di 70 euro, non mi ricordo se 65, no, una cosa del genere, in questa offerta ce l'avete compresa nel prezzo. E quindi questa è un'altra cosa che sono curiosissima di utilizzare, ma poi magari quando la apro ci faccio qualche lavoretto, vi faccio vedere come la userò. E poi qui, ecco, comincia tutto quello che uno può volere per provare il plotter. Per cui ho un...
Allora, ve li leggo così. Questo è un iron-on, quindi sono quelle pellicole, un vinile termoadesivo, quindi si utilizza con il trasferimento termico e per questo si utilizza la pressa, o in questo caso va bene quella che danno in regalo, anche se è piccolina, poi ci sono presse, ho visto di varie misure, comunque per provare mi va benissimo per iniziare quella. E quindi ho un iron-on, questo è bianco. E questo qui invece ha questo bel colore, un glitterato, è un glitter Bordeaux. Qua ce n'è un altro sempre iron on, quindi vinile termoadesivo argentato. Adesso mi devo far venire in mente tutte le cose da fare, troppo bello. Poi qui ho del vinile permanente nero. Qui ho un altro Sport Flex Iron On, quindi sicuramente ci sarà qualche differenza da quello che vi ho fatto vedere prima, perché qua non c'è scritto. Questo è solo un Iron On e questo è un Iron On Sport Flex. Vedo una maglietta probabilmente per da attaccare sui tessuti, perché è più morbido, sicuramente sarà una cosa del genere, sarà più sottile. Questo è decisamente più spesso e questo è più sottile, penso sia qualcosa del genere, non lo so, ma lo scoprirò tra breve. Quindi un altro iron on dorato. Poi questo che cos'è? Aspettate che leggo. Vinile, questo è un vinile permanente, un glossy brilliant. Quindi probabilmente è in questa confezione così chiusa, vedete che perché la decorazione è all'interno, quindi non si vede e così rimane protetta dalla luce e da tutto. In questo momento non lo apro perché qua prima devo cercare di capire tutto come funziona e poi pian piano farò le cose e aprirò quello che mi serve. Qui abbiamo ancora un vinile permanente, bellissimo questo, dorato, ma con una doratura veramente fine, fine, molto elegante, bello. Poi, vediamo un po', qua ci sono gli Infusible Ink, anche questi si usano con il trasferimento a caldo, mi sembra di aver letto. E con la particolarità, per esempio, devo aver visto che quando si trasferisce, per esempio, sul tessuto, su particolari tessuti, diventa un tutt'uno col tessuto, quindi non c'è più quella specie di patina, in superficie che lascia il vinile, ma è una cosa decisamente più particolare. E c'è un Infusible Ink con questo bellissimo pattern, troppo carino, immagino. A Natale, tipo a Natale, questo veramente è la morte sua. Poi c'è un Infusible Ink, boh, nero. No, cos'è questo? Perché nero? Sì, nero. C'è scritto qua, non lo vedevo. Infusible Ink nero. Poi devo capire bene la differenza che c'è tra gli Infusible Ink e gli Iron. Devo adesso poi, boh, mi studio tutto. Poi c'è questo che ha questo pattern un po' particolare, sarà sicuramente. Si chiama Man-Rayed Rainbow e quindi è tutta una cosa. Probabilmente ce ne sono. Aspettate, fatemi leggere se c'è in italiano da qualche parte. Allora, no, non trovo, non lo trovo in italiano. Non ci sarebbe da stupirsi, né? Perché alla fine, sì, qua non c'è scritto niente. Comunque. Penso che ci siano, non lo so, io vado così, vedo che ci sono quattro tipologie di lavorazioni, quindi o è un foglio per, sì, allora sono quattro fogli 30,5 x 30,5, quindi io immagino che siano uno per tipo, anche questo lo scoprirò una volta che lo apro. E poi qua ecco, ci sono due, bellissimo questo, ci sono due fogli, sempre da 30,5 x 30,5 e quindi sì, sicuramente così, quindi ci sarà un foglio con questa fantasia, con queste rose e un foglio con questo bordeaux abbinato. Bello, bello. E qui invece c'è la pellicola di trasferimento, immagino, sì, applica la maggioranza dei tipi di vinile, da usarsi su vinile o trama, ok. Quindi praticamente questo è quello che mi permetterà di trasferire poi il mio vinile sul supporto.
qui c'è la mia fattura e questo è quanto. Quindi faccio ancora una cosa, va, visto che tanto la devo fare immediatamente, mi voglio aprire questa perché voglio vedere com'è fatta, così la vediamo subito insieme. Ah, cioè, aspettate, dove ho messo il cutter? Qua. Qui. Se anche riuscissi ad aprirla non sarebbe male. Ah, ok, ho capito, ci ho messo un po' un attimo, però ci sono arrivata. Devo aprirla anche di qua. Perfetto, si apre così. Ok, quindi questa qui, ah, è proprio, questa è una pressa mini mini mini, quindi per trasferire sulle piccole superfici, e questo è il supporto, immagino, per, sì, immagino il supporto quando scalda. Così, carina, carina da matti. E questo è il suo supporto, rimane sollevata e niente, per quando si scalda, per appoggiarli per appoggiarla sul piano. Adesso anche questa mi andrò a studiare bene come funziona e poi metterò tutto alla prova. Bene, direi che questo video è terminato. Io sono troppo contenta. Anche perché adesso mi toccherà imparare una marea di cose nuove e quindi questa è una cosa che a me piace un sacco, perché forse per me passerei tutto il tempo ad imparare sempre cose nuove, e quindi sono in fibrillazione perché mi devo mettere all'opera e questa volta, insomma, di cose da imparare ne ho abbastanza. Quindi niente, vi saluto sicuramente insieme ai video che faccio di solito, ai miei tutorial che continuerò a fare, appena riesco ad avere qualcosa di carino, insomma, che capisco due cose, vedo un po' cosa posso fare, vi farò anche vedere che cosa decido di mettere, come metto in pratica il mio plotter e che cosa deciderò di fare. E detto questo, come al solito, vi auguro una buona giornata. E vi do un bacione, un grosso bacione, un forte abbraccio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!